Stefano Amorese, giornalista Rai. Partiamo dalle difficoltà del giornalismo digitale. Quali sono le problematiche legate all'insegnamento del giornalismo digitale e cosa possiamo fare noi per implementare la distanza tra mondo reale e mondo dell'insegnamento? Il giornalismo digitale è presente nei piani di studio delle scuole di giornalismo e nei corsi accademici che riguardano questa materia da almeno 15 anni. 15 anni fa il mondo di internet era molto diverso da quello di oggi e il pubblico al quale questi corsi si rivolgevano era sicuramente più disinformato dal punto di vista tecnologico rispetto a quanto lo sia oggi. Nel frattempo però è anche avvenuto un mutamento culturale molto profondo. Il pubblico, i giovani che accedono alle scuole di giornalismo o ai corsi universitari che insegnano giornalismo oggi, in Italia come in tutto il resto del mondo, sono di fronte a un fenomeno molto più sviluppato, molto più ampio, che non può prescindere da anche conoscenze tecniche molto più profonde e approfondite. Inevitabilmente. Quindi, nel corso di 15 anni sicuramente è avvenuto un profondo mutamento sia del panorama della comunicazione sia delle, diciamo come si dice a scuola, delle materie di studio. Parliamo dell'oggi e non del passato. Oggi la strumentazione digitale per produrre un flusso di informazioni è a disposizione di tutti, di più a disposizione dei giovani che fanno parte di un corpo generazionale inevitabilmente più vicino alla modernità e alla contemporaneità di quanto spesso lo siano i loro stessi docenti. Quindi dal punto di vista dell'approccio tecnologico spesso sono i giovani ad essere più informati dei loro stessi docenti. Andiamo però nello specifico. Considerando il fatto che oggi le stesse redazioni che ricevono i materiali dal mondo, che producono, sono in grado di diventare dei recettori di segnali provenienti dai più disparati punti del mondo, dalle più differenti posizioni politiche, ideologiche, storiche, culturali, linguistiche, ci troviamo di fronte a una doppia faccia. Da una parte, il prodotto giornalistico di oggi deve avvalersi di una enorme quantità di produzione diffusa, dall'altro chi fa produzione, il singolo utente, non solo lo studente, che ha uno smartphone col quale è possibile realizzare una ripresa in alta definizione, diventa una fonte. Ecco, questa che è un'ambiguità, obiettivamente, ed è un'ambiguità connessa all'esistere, al vivere nel nostro mondo oggi, coinvolge anche gli studenti. Tornando alla domanda, qual è la difficoltà principale? La difficoltà principale nel lavoro giornalistico con i device, gli strumenti di oggi, facili da usare, facili da connettere alla rete, che permettono molto rapidamente di pubblicare il proprio materiale, pone degli interrogativi. Come utilizzarli? Quali sono i limiti? Qual è la differenza d'uso di uno strumento qualsiasi, come uno smartphone, per esempio, tra chi fa il giornalista e chi è un semplice utente che non ha questa ambizione? Ecco, quindi è più deontologico che tecnologico il problema, è più psicologico che meramente tecnico. Questa è una differenza che spesso nessuno è disposto a cogliere, perché il prodotto che viene dalla rete della comunicazione è un prodotto innanzitutto gratuito, che nessuno paga, che nessuno ha previsto presente nel proprio panel e quindi ha tanti aspetti che lo caratterizzano come un elemento di sorpresa, come un elemento non gestibile, non gestito e non pensato. Agli studenti di giornalismo di oggi si insegna a utilizzarlo, questo strumento tecnologico, ma soprattutto a gestirlo dal punto di vista giornalistico. E questa è la cosa più difficile, perché immersi come tutti noi siamo, e i ragazzi che accedono ai corsi di studio lo sono ancora di più di noi, immersi come tutti noi siamo in questo potentissimo e incontrollato flusso di informazione, per loro stessi è difficile scindere il proprio comportamento tra momenti diversi, quando sono semplici utenti o quando fanno i giornalisti. Innanzitutto quindi è accendere la testa prima dello strumento digitale. Quindi in base a questa ambiguità, in base a questo percorso, tutto questo diciamo percorso anche didattico, come dovrebbe essere insegnato il giornalismo digitale secondo la sua idea? Allora, innanzitutto bisogna tornare un po' alla grammatica.
15 anni fa, quando ho cominciato a insegnare nelle scuole di giornalismo, giornalismo digitale, si partiva dall'HTML, che è il linguaggio di base che è sotteso a qualsiasi pagina internet. Oggi dell'HTML come linguaggio che permette di disporre gli oggetti nella pagina non si interessa quasi più nessuno, ci sono software che lo generano indipendentemente dalla propria conoscenza del linguaggio. Questo da una parte facilita il lavoro, lo rende più rapido, spesso anche più efficace dal punto di vista estetico, però preclude a chi lo utilizza, a chi utilizza questo tipo di software, una conoscenza diretta di quello che accade davvero e che di fatto è la materia che i server si scambiano tra di loro. Non guardare mai il codice sotteso alla pagina pagina internet significa ignorare che dentro quella pagina ci sono dei segnali, delle informazioni, non a caso i motori di ricerca si basano sul testo HTML e non su quello che vede l'utente con il browser. Dimenticare che c'è questo aspetto tecnologico di codice sotteso a qualsiasi pagina, a qualsiasi comunicazione, per chi fa informazione come soggetto operativo, il futuro giornalista, lo studente di giornalismo, significa un po' parlare una lingua ignorandone la grammatica. Ecco, quindi, che cosa bisogna fare? Partire dalla grammatica, far vedere come le macchine comunicano tra di loro, cosa avviene dal punto di vista teorico e tecnico e quindi dell'applicazione tecnologica quando si immette un segnale in rete. Qualsiasi segnale, che sia un tweet, che sia un post su Facebook o su qualsiasi altro social network o che sia un post, un articolo postato su una piattaforma editoriale vera e propria. Una proposta che sembra anche ridurre il gap tra quello che è l'insegnamento teorico e quell'insegnamento pratico ed anche stravolgere quella che può essere un'idea, il codice HTML che può essere immaginato come una cosa estremamente distante, invece è assolutamente fondamentale per l'operatore. Non solo questo, ma faccio un esempio, una particolare forma di professione giornalistica, il fotografo, il fotoreporter. Il fotoreporter, fino all'avvento della digitalizzazione del processo, quindi produzione, spedizione, consegna e quindi elaborazione editoriale, quindi diciamo fino a 20-25 anni fa, scattava il suo rullino fotografico analogico, poi lo riavvolgeva, lo metteva, i suoi rullini, insomma i suoi scatti della giornata, dovunque fosse, li metteva, mettiamo che fosse in zona di guerra, dentro una busta protetta, la chiudeva, la consegnava a FedEx o al trasportatore internazionale e poi andava al bar. Fine della giornata. Oggi un fotografo digitale, un fotoreporter nel mondo digitale, ha una macchina digitale, ha un computer, ha una Plink satellitare, quindi scatta, sceglie gli scatti che ha fatto durante la giornata, li definisce, li invia via satellite alla redazione o all'acquirente possibile dei suoi scatti, riceve dall'acquirente la scelta, quindi una selezione rispetto alla scelta che lui stesso aveva fatto, li lavora, ovvero li taglia secondo come gli vengono richiesti, li muta da punto di vista del croma, a seconda della destinazione, noi sappiamo che i criteri di stampa negli Stati Uniti rispetto all'Europa sono diversi per il punto di colore del magenta, per esempio, quindi è artefice dell'intero processo. Non smette di lavorare alle 8 di sera quando cala il buio, ma smette di lavorare, se va bene, alle 2 del mattino. Il che significa che questa potenzialità tecnologica straordinaria che è fornita, garantita dallo strumento digitale, e quindi parlo del fotoreporter perché è una specifica professione, ma riguarda in realtà tutti gli operatori dell'informazione a livelli diversi e con tecnologie diverse, ma qui è eclatante in questo caso, dicevo, questa esplosione della potestà tecnologica aumenta il lavoro, cambia la qualità del lavoro, impone a chi fa il nostro lavoro conoscenze che altrimenti avrebbe potuto 30 anni fa tranquillamente ignorare. Quindi all'interno dell'insegnamento del giornalismo digitale, e la fotografia è parte integrante della professione, può essere addirittura la nostra professione, è molto importante tener conto del fatto che se non si domina l'intero processo tecnologico non si è in grado di essere operativi sul piano professionale. In realtà i corsi vanno anche cambiati per rispondere a nuove esigenze del mercato del lavoro. Certo, senza prescindere dal fatto che bisogna comunque saper scrivere, saper comunicare, avere chiarezza di idee, saper impostare un articolo, ma oggi un giornalista non scrive soltanto articoli. Un giornalista di oggi, del 2015,
È un giornalista che si documenta, consulta le fonti, scrive l'articolo, propone un titolo, anche un occhiello, mette una foto, mette la didascalia, più foto con didascalie e con spiegazioni, lavora addirittura sui social network, quindi sceglie delle parole chiave, delle keywords che servono a collegare il proprio prodotto al flusso generale della comunicazione. È un lavoro che è diventato molto più complesso perché non si limita alla produzione dell'oggetto che comunica un'informazione, quindi alla costruzione della notizia, ma alla costruzione della notizia e al suo avvio nel processo di diffusione della notizia stessa. Questo vale per tutti i prodotti, proprio perché la rivoluzione digitale ha trasformato qualsiasi istanza, qualsiasi prodotto professionale nel campo giornalistico in un file. E un file ha bisogno di un'indicizzazione. Senza indicizzazione, quindi senza la possibilità di fornire a chi poi lo gestirà sul piano editoriale tutte le informazioni necessarie, questo articolo, questa foto, questo filmato, questa audio intervista o video intervista non camminerà sulle proprie gambe. Quindi dentro la coscienza professionale del giornalista del 2015 e del futuro non potrà non esserci questa coscienza e conoscenza. Lei ha citato più volte i social network. Come l'avvento di Facebook, Twitter e di altri social ha cambiato la professione giornalistica e come vanno inglobate all'interno dell'insegnamento e dei corsi di studio? Nel 2011 sono esplose le cosiddette primavere arabe. Abbiamo visto tra Tunisia, Egitto, le dinamiche politiche della piazza, ma abbiamo avuto presenti alcuni aspetti dirimenti di questi fenomeni, come per esempio il protagonismo di alcuni soggetti presenti e già noti, o comunque che proprio in quei giorni hanno acquisito notorietà, attraverso i social network. Che cos'è quindi un social network dal punto di vista del professionista dell'informazione? Innanzitutto è una fonte dalla quale non si può prescindere, poi è un ambito espositivo. E ricordiamoci sempre che la base, tornando a internet, tornando alla base logica di internet, dell'HTML, HTML è un acronimo che significa Hypertext Markup Language, ovvero un linguaggio di markup, di segnalazione e disposizione degli ipertesti. Che cos'è un ipertesto? L'ipertesto è un testo, qualunque testo, che rimanda ad altri testi. Ci sono dei link all'interno. Il social network è esattamente un enorme ipertesto fatto di una quantità progressivamente in progressione geometrica addirittura di iperlink, ovvero di link verso altri prodotti. Le logiche applicate alla tecnologia dei social network, quella interna, quali sono in fin dei conti? Se io clicco mi piace su un post di Facebook o ritwitto un tweet di una fonte qualsiasi, che cosa faccio? La faccio rimbalzare, faccio diventare la mia pagina, il mio profilo, un link a quel prodotto. Quindi, da questo punto di vista, possedere la conoscenza e la capacità di gestire la logica dell'ipertesto, che è la logica nativa di internet, permette anche di applicare una propria logica all'uso degli ipertesti costituiti dalle pagine, dai miliardi di pagine dei social network. Quindi in questo senso fonte, cosa si dice in giro, ma anche strumento di diffusione. È esattamente un processo speculare, perché io entro in contatto con un'istanza di un qualunque utente presente in una piazza, parte di una manifestazione, testimone di un evento, perché emette un segnale. Io sono in grado di leggere questo segnale e farlo diventare parte del mio strumento di conoscenza e fenomeno, ma nello stesso tempo posso farlo rimbalzare più volte. Per questo diventa importante il rapporto quantitativo nel social network, che può spesso alterare le scelte che si fanno operandovi all'interno, il numero di amici, il numero di followers. L'altro giorno, proprio ieri, un celebre cantante pop americano ha pubblicato la sua foto appena uscito dal barbiere con la nuova pettinatura e ha ottenuto in 3 ore 1.400.000 retweet. Perché ha cambiato taglio di capelli, ora si dirà perché sono invidioso, non è quello, cioè è straordinario invece la capacità di amplificare un fenomeno anche banalissimo, figuriamoci quando non è banale. E
Questo come va inserito all'interno di un percorso di studi? Cioè come si può... Partendo, siccome tutti, o qua, diciamo, la stragrande maggioranza degli studenti di giornalismo delle scuole hanno un profilo social, imparando a gestire il profilo social nel momento in cui tale profilo muta da quello di un semplice privato a quello di un operatore dell'informazione. Proprio sperimentando sul corpo vile della propria identità digitale il mutamento di funzione, quindi esercitandosi su questo.